di sofferenza, di disparità sociale, di disparità economica, di disparità nell'accesso al mondo del lavoro, tranne qualche raro esempio di uomo musulmano che ha potuto accedere ai livelli alti. C'è stato anche un ministro, no, in Francia, di origine algerina, se vi ricordate, il ministro dell'interno. Quindi queste sono cose che lasciano il segno. Io spero, non so adesso Alfredo, tu forse non condividerai, la cultura araba è una cultura millenaria, non è una cultura, come dire, medievale. La cultura araba ha informato di noi, ha informato anche la nostra Italia. Pensiamo alla Sicilia, pensiamo alla Calabria. Eravamo all'anno 1000, ma c'è stato anche un anno 1000 in questa storia, di questa nostra civiltà. L'Islam è un'altra cosa, ma anche la religione islamica ha una sua storia. È una religione rivelata, come la religione cristiana, ma ha una sua storia di grande moderazione. Poi, purtroppo, io quindi dico che c'è un dato antropologico, poi c'è anche un dato psichiatrico, permettetemi, forse sono forte, la follia di questi, come dire, devo finire, chiedo scusa, ma è 5 minuti, oggi ne è 10? Sì. Cioè, dobbiamo parlare di cose importanti, fammi concludere. Sono 7, ma va bene, vado avanti ugualmente. Sono stato abbastanza morbido nella chiusura. Obietto a questo intervento del Presidente, farò subito. Cioè, qui ci sono persone che per vari motivi hanno innescato un problema psichiatrico, sono folli. Una follia lucida, sempre follia, prima è follia e poi lucida. Persone che praticamente sono folli. E penso che contro i folli non c'è nessun tipo di intervento. Folli sono e folli rimangono. E la follia ci sarà sempre. Se noi procediamo verso un processo di inclusione sociale, se noi procediamo verso un processo di laicizzazione, se noi degli stati, se noi procediamo verso un processo che non sia di imposizione delle strategie democratiche, ma di proposizione. Domenica ero ad un convegno e parlava un grande storico, filosofo, Moren, che ha concluso con un'affermazione non condivisibile: dobbiamo imporre la pace. La pace si propone con stili di convivenza e di inclusione sociale nei luoghi dove siamo. E quindi concludo, Presidente, anche se vorrei andare avanti, con una proposta che sulle aste degli istituti, delle aule comunali, delle scuole, oltre alla bandiera nazionale che rappresenta la nostra identità, oltre alla bandiera europea, che spero possa rappresentare una futura identità, possa sventolare anche la bandiera della pace, che è l'identità dei popoli. Questa città ha come cittadini onorari Gino Strada. Non è un cattolico, è un laico che propone la pace. Zanotelli è un uomo di pace, cattolico. Don Luigi Ciotti, per cui si stanno raccogliendo ormai firme in tutta la nazione per proporlo al premio Nobel della pace. Questa città forse può proporre questo. Io faccio questa proposta, la porterò in prossimi consigli comunali, in cui nella nostra città non sventola solo la bandiera italiana e la bandiera europea, ma anche la bandiera della pace. È un piccolo segno che ha molto più significazione, con tutto rispetto, dei minuti di silenzio, perché quella bandiera va a rappresentare a tutti i cittadini che la vedono che noi comunque lavoreremo per una convivenza pacifica. Grazie. Grazie consigliere Cingolani. Temo che non basteranno però quei... Allora, solo se aspetta, magari sente altri interventi, poi facciamo una replica, Così due interventi, visto. Non ci sono altri interventi? Quindi se non ci sono altri interventi, poi non ci siano altre prenotazioni, faccio fare la replica a Punzo, poi chiudiamo qua. Beh, ben inteso, la mia non è polemica, assolutamente, ma forse vedo che nella foga dell'esposizione qualcosa del mio pensiero è saltata. Sarò ancora una volta molto breve. Scusa, collega Punzo, visto che c'è la prenotazione di Marasca, facciamo le repliche nella seconda cosa, così
Eh? No, perché credo che sia anche più giusto, perché se no... Allora, Punzo, poi lei si riprenoterà, ma... Prego. No, non c'era nessun problema, io avrei parlato tranquillamente anche dopo. No, io ringrazio il Presidente per questa occasione che ci dà questa sera per ricordare un evento che sicuramente, certamente ha scosso tutti noi nel nostro intimo e nella nostra dimensione collettiva. Quello che è successo ha colpito una nazione, ha colpito un continente, ha colpito un modo di vivere, una cultura, ma quello che io posso testimoniare in prima persona è che è stato un tentativo di colpire una generazione, che è la mia generazione, quella generazione che ogni giorno si impegna nelle università, studia, si impegna, lavora, a volte in condizioni non sempre stabili, anzi a volte molto precarie, quella generazione che spera e che spera ancora nonostante gli eventi di Parigi e che deve oggi vincere una sfida che è quella della paura nel futuro e nel presente. Quella generazione che ha scoperto attraverso l'Erasmus, attraverso i viaggi di istruzione, che viaggiare era un qualcosa che arricchiva. Oggi viaggiare è qualcosa che mette paura. Paura. Io stesso avevo programmato la settimana scorsa come premio a un dei sacrifici che ho fatto in questo periodo di andare a Parigi. Potevo esserci io là. Potevamo esserci tutti. I ragazzi che oggi viaggiano, che si spostano, per arricchirsi, per scoprire. E quindi questa generazione oggi è, sicuramente deve rivedere le sue prospettive e purtroppo io spero che tali eventi non si verifichino più. Questa generazione dovrà vincere la sfida della paura, perché chi ha fatto quelle cose tremende, quelle cose orribili, quelle cose vigliacche, fatte a persone inermi, a giovani inermi che sostanzialmente non erano armati, non pensavano alla guerra, anzi molti di loro, e la testimonianza italiana della vittima italiana è sicuramente una prova, pensava alla pace, pensava alla solidarietà e quindi sicuramente hanno colpito le persone che sicuramente c'entravano nulla con quello che, con quel messaggio di odio che hanno dato. Io, per quello che può valere, sono vicino ai genitori, sono vicino a tutti quei ragazzi che hanno vissuto quei momenti di paura e la paura è quella che ci troviamo a vivere tutti noi, che comunque continueremo a viaggiare, continueremo a scoprire e continueremo a sperare. Io mi sono anche chiesto, ma cosa può dettare un gesto di questo tipo? Quelli erano persone che sostanzialmente avevano più o meno la mia età. Cosa può portare una persona della mia età a riempirsi di tritolo, a entrare con una lucidità assolutamente ineccepibile in un locale, uccidere dei coetanei e poi farsi saltare in aria? Io me lo sono chiesto, ho detto ma basta la religione per giustificare un qualcosa di questo tipo. E poi sono arrivato alle conclusioni che citava anche Paolo Cingolani. Io credo che questa non sia una guerra religione, perché a volte la religione viene utilizzata come copertura, a copertura di ragioni politiche, perché si fanno operazioni per ragioni politiche, economiche. A volte la religione è qualcosa che copre le reali motivazioni che spingono le persone a fare dei gesti. Io credo che qui sia, in realtà ci sia in gioco qualcos'altro, ci siano le disuguaglianze, ci sia l'odio, ci sia una voglia di far pagare a qualche Stato, a qualche governante, qualche azione, ma farla pagare alle persone però che sono persone sbagliate. Io credo che sia proprio questo il punto centrale, l'odio che spinge le persone e persone che non hanno niente da perdere, che forse farsi saltare in aria è l'occasione per far assumere un significato alla propria vita, alla propria esistenza, ma pensate quanta miseria c'è in questi ragionamenti, pensate quanto una disuguaglianza può condizionare la vita di una persona fino a fargli rinunciare alla vita e far del male a altre persone. Sono persone che avevano una vita davanti, questi terroristi qui, e hanno rinunciato alla propria vita perché? Perché non avevano più prospettive. Io non credo che l'abbiano fatto per motivi religiosi, io credo che l'abbiano fatto per odio, e non è l'odio la risposta,
Non credo sia l'odio la risposta. Credo che se sia possibile dare delle soluzioni anche da quest'aula consigliare, da questa città, io credo che l'unica proposta possibile sia quella di creare occasioni di incontro tra tutti quegli esponenti delle religioni, della società civile. Anche questo comune può creare occasioni di incontro, di integrazione, di resistenza a un modo di fare che è un modo di fare vigliacco. Perché anche nella guerra c'è la sua dignità, ma la guerra si fa tra militari. Non si fa andando a colpire volontariamente dei civili, inermi. Dunque, io credo che noi, se possiamo assumerci un impegno, l'impegno debba essere quello di creare queste occasioni di incontro. Credo che il sindaco, il presidente del consiglio comunale, che rappresentano le istituzioni, debbano creare iniziative, forum, in cui chi rappresenta le regioni anche a livello locale avvii una discussione per fare in modo comunque di conoscerci, di creare le condizioni affinché non vi sia più quell'odio e, se possibile, di intervenire anche sulle disuguaglianze. Anche qui a Iesi, per quello che possiamo fare. Non possiamo fare miracoli, ma qualcosa possiamo fare. Facciamolo. Perché credo che sia questo l'impegno che possiamo assumerci nei confronti di quella generazione che dobbiamo aiutare, comunque dobbiamo aiutare a fare i passi necessari da qui in avanti per costruirlo questo futuro, e che sia un futuro che vede che sia degli stessi colori a cui faceva riferimento Paolo Cingolani, che sia un futuro di pace, che sia un futuro di sviluppo e che sia un futuro in cui sia possibile ancora sperare. Quindi dal gruppo del Partito Democratico si leva una ferma condanna ai terroristi che hanno, a quello che è successo, ai terroristi che hanno compiuto quel gesto, e si leva la ferma condanna nei confronti di tutti quei vigliacchi, di qualsiasi religione essi siano, di qualsiasi idea politica intendano comunque fare propaganda. Quindi la ferma condanna a atteggiamenti e figure che sono assolutamente vigliacchi. E di conseguenza la piena solidarietà alla famiglia di Valeria, qui da questo comune del territorio italiano, e di tutte le famiglie francesi che meritano assolutamente, anche se non possiamo comunicarglielo di persona, ma credo che i gesti a volte contino, e contino più di una telefonata, contino più. Noi da quest'aula, dalla responsabilità che abbiamo, mostriamo tutta la nostra vicinanza, tutta la nostra solidarietà per quello che può servire in questi momenti, perché a volte questi eventi sono veramente, a volte non sono assolutamente rimediabili con nessun gesto, però ecco, per quello che può servire noi l'abbiamo fatto a ogni livello, lo facciamo anche qui, siamo assolutamente vicini a queste famiglie. Grazie consigliere Marasca. Prima di dare la parola al consigliere Santinelli, volevo anche precisare che peraltro qualcuno dovrebbe anche indagare, investigare, perché mi è stato fatto conoscere una sorta di documento che si riferisce a un documentario shock del quartiere islamico di Bruxelles. Allora, se le cose vengono dette in questo colloquio registrato sono vere, certo che non si tratta solo di follia di qualche isolato, ma è una follia che diventa follia collettiva. Io mi auguro che qualcuno possa indagare in Belgio su quello che è stato scritto, detto e che appare in questo documento, che peraltro è disponibile su YouTube, quindi è di facile conoscenza di tutti. Consigliere Santinelli. Sì, grazie, buonasera a tutti. Grazie Presidente. Grazie per aver convocato questo consiglio straordinario. Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e condivido una buona parte degli interventi fatti legati al rispetto, rispetto della vita, rispetto di chi appunto oggi non è più qui con noi, per colpa di chi, in nome di un Dio, che non credo che nessun Dio possa condividere quel che è successo, però quando faccio questo passaggio, perché ho sentito diversi,
diversi passaggi dei colleghi consiglieri legati a non a una questione legata alla religione, ma a un qualcosa di più profondo. Sicuramente ci sarà anche del disagio, della qualcosa di molto più profondo, ma quando questi personaggi, questi animali, che io non ho altri termini, hanno commesso questi delitti, questi efferati delitti, ma non solo a Parigi, li commettono tutti i giorni in Siria, tutti i giorni, tant'è che fuggono milioni di persone e vengono in Europa per avere un aiuto per loro, per le loro famiglie. Allora, se questo è questi animali, queste bestie, in nome di Allah uccidono, con tutto rispetto per tutte le religioni e soprattutto per la religione islamica, o perlomeno per i musulmani, perché non tutti i musulmani, come non tutti i cristiani sono cattivi, come non tutti gli ebrei sono cattivi, l'uomo ha la sua natura. Ogni uomo ha la sua natura e comunque non ho mai sentito ad oggi altre religioni che in nome della propria religione uccide e stermina altre persone. Poi viene strumentalizzato magari da personaggi, l'imam con obiettivi di potere economico, magari in Siria o in altre realtà arabe. Sicuramente sì, perché sull'ignoranza e sulla appunto diversità tra le ceti sociali, laddove c'è miseria e c'è fame, è più facile, no, trovare, adescare persone pronte a tutto in nome di un qualcosa, pur di riuscire a migliorare la posizione, magari non di chi si immola, perché questo succede, ma alle proprie famiglie, cioè tutti coloro, e questo è provato e detto più volte, e anche in altre situazioni, che lo stesso kamikaze, che poi è un termine giapponese della Seconda Guerra Mondiale, utilizzato oggi per appunto questi personaggi, non ho altri termini, non li posso chiamare persone perché non sono persone, che fanno di questi attentati, bene, le proprie famiglie, nel momento che loro si immolano, hanno dei ritorni economici, dei sussidi da parte del sistema di cui loro fanno parte, l'ISIS o altre, o prima Al-Qaeda o chi era per loro. È chiaro che se noi vogliamo o cercheremo in qualche modo, non possiamo, come si è detto poc'anzi, seminare odio, perché quello che semini poi raccogli, quello è scontato. Però quello che a me fa specie è che io mi allaccio al discorso che ha fatto il consigliere Cingolani sul passaggio storico, cioè proprio nelle date, del 2001, 11 settembre. L'11 settembre l'attacco alle Torri Gemelle è stato fatto appunto da, come diceva il consigliere Marasca, da ingegneri o laureati arabi, terroristi, su degli aerei, cioè non erano dei semplici Tuareg presi all'arrembaggio, ma gente comunque preparatissima, culturalmente voglio dire di tutto di tanto di cappello, che si sono immolati in nome di Allah. Detto questo, entro nel merito. Quando è successo all'11 settembre nello stato di New York, e questo ritorno poi sulla Francia e l'Europa, allo stato di New York è stato dichiarato lo stato d'emergenza e di crisi, di guerra, come è successo oggi per la Francia con le dichiarazioni di Hollande, su tutto il territorio statunitense, ovvero sia su 54 stati. E qui faccio una critica, su 54 stati e non soltanto sullo stato di New York. Oggi succede un 11 settembre a Parigi, un 11 settembre francese, io non lo ritengo un 11 settembre francese, ma è un 11 settembre di tutto il mondo occidentale, compreso ormai europeo. Però che succede? Hollande dichiara lo stato di crisi, chiude le frontiere, ma le chiude, non inteso nessuno entra, nessuno esce, chiudo per controllare chi entra e chi esce. Noi cosa facciamo? Niente.
noi non facciamo niente. Sarebbe stato giusto, sarebbe giusto ed opportuno aderire alla richiesta di una nazione come la Francia, perché la Francia non è la Francia ma è l'Europa, e come domani potrebbe succedere in Italia, mi auguro di no, ma già è successo in Spagna, già è successo in Inghilterra e due volte che succede a Parigi. Allora, mi aspetterei dal nostro governo centrale di non fare solo chiacchiere di cordoglio, che comunque è giusto, perché non ho altre parole, lo stesso fatto che noi stiamo qui e ne stiamo parlando, io provo soltanto appunto le parole che diceva il Presidente del Consiglio: paura, sgomento, rancore, dolore per le famiglie e per tutti coloro che comunque stanno soffrendo ancora non negli ospedali, e le stesse famiglie stesse, perché ci sono altri feriti che molto probabilmente credo, speriamo di no, insomma, che non ci siano altre vittime di chi è grave all'ospedale. Ma comunque, ritornando a noi, bene va fatto qualsiasi discorso legato all'integrazione, ma l'integrazione deve essere fatta con chi si vuole veramente integrare, non obbligare chi non vuole essere integrato. Perché già il fatto che noi siamo qui in questo Consiglio Comunale, in quest'Aula, e stiamo parlando di integrazione e di denuncia nei confronti di chi ha commesso questo fatto, io mi aspetterei che qui in quest'Aula, all'interno di quest'Aula, su quelle sedie non ci fossero soltanto gli esini e concittadini appunto italiani, ma che doveva essere presente anche la parte musulmana degli esi. Perché non è qui con noi a manifestare la stessa cosa? No, ma io me lo chiedo, ma è importante questo. Perché va bene tutto quello che noi ci diciamo, ma con chi vuole stare con noi e che faccia quello che io faccio tutti i giorni, cioè del bene come tutti noi, e non pensare, tra virgolette, che qualcosa come questo è meglio non partecipare. Perché io non condivido che il fatto che noi siamo qui a piangerci addosso con i nostri morti, per poi pensare che chi sta dall'altra parte, che non è presente, faccia lo stesso magari in altre situazioni, perché questi casi vanno manifestati con forza e coraggio e coerenza. Se appunto quelle parole fatte dal Presidente del Consiglio, quando ha citato l'Islam moderato, oggi alzi la voce. Oggi l'Islam moderato, oggi alzi la voce. Io qua dentro l'Islam moderato che condivide quello che noi stiamo dicendo, anche prendendo la parola a un consiglio comunale aperto, io non lo vedo. Ma non è che questo cambia la mia posizione o la vostra posizione. Comunque va fatto un percorso che, no, ci sia la condivisione su certi valori, ma ripeto, con chi ci sta. Perché dico questo? Che non è una cosa che ci succede distante, non è una cosa che a noi sta distante, Parigi, no? Una città che è lontana, è successo qualcosa che a noi non tocca, perché appunto è stato anche ripetuto in quest'Aula, Valeria Solesin è insomma caduta in quell'attentato, ma ci sono altri due ragazzi di Senigallia, tra cui una ferita e l'altro se l'ha scampata per la rotta, per la fortuna. Allora, visto che siamo in un contesto che è piccolo, l'Europa, gli esi è piccola, ma l'Europa è piccola. Noi siamo europei solo quando ci fa comodo? Noi siamo europei soltanto quando ci viene imposto da Bruxelles quel che dobbiamo pagare, quel che non possiamo fare, quello che non dobbiamo comunque dire? Allora, o siamo europei sempre e lo dobbiamo portare avanti con forza, oppure tutte le parole fatte questa sera dentro quest'Aula e come viene fatta non tra questi banchi ma a livello parlamentare non ha nessun senso, perché non risolveremo nessun problema, non riusciremo a venirne fuori e saremo destinati esclusivamente a piangere altri morti, perché con i mazzi di fiori e incontro a chi t'arriva con cinture che si lascia esplodere e che la mattina si fa la barba e sa che deve morire, non c'è dialogo con chi si alza la mattina e si fa la barba davanti allo specchio e dice: io devo morire. Allora in qualche modo bisogna risolverlo
a monte e a livello unitario mondiale, perché questa è una terza guerra mondiale. Se noi non andiamo a risolverlo in Siria, a metter fine a questo calvario per il popolo siriano, per tutti i popoli che sono, appunto, come diceva consigliere Cingolani, messi nelle condizioni di dover scappare, consigliere Santinelli, proprio concludo, Presidente, di poter scappare. È inutile che noi stiamo qui a raccontarci quanto siamo buoni, quanto siamo belli, apriamoci al mondo o le bandiere della pace. Purtroppo è dal 2001 e siamo arrivati al 2015, la parola fine ancora non è stata scritta. Grazie. Grazie consigliere Santinelli. Il sindaco. Velocissimamente, Presidente. Intanto grazie per averci dato questa opportunità di parlare di questo evento. È ovvio che la solidarietà va nei confronti di tutti coloro che, alcuni morti, altri feriti, hanno vissuto, credo, un'esperienza che li segnerà per tutta la vita. Io non ho certezze relativamente a queste questioni, non so, da un'analisi molto superficiale che posso fare, chi c'è dietro, quali sono gli interessi, chi c'è dietro, quali sono le nazioni, quali sono gli intendimenti, chi c'è dietro a queste persone, perché sinceramente si fa fatica a capire quali sono le matrici. Non ho certezze, non mi arrischio in giudizi, perché si rischia poi di prendere dei grossi granchi. Dico cosa penso possa fare un'amministrazione, dunque parlo di problemi molto meno importanti, però che riguardano questa comunità, e racconto un po' quella che è stata la nostra esperienza con i cittadini, che credono siano tutti e abbiano tutti pari dignità, coloro che vivono in questa città, e è assolutamente necessario che noi ci comportiamo con loro nella stessa maniera. E devo dire che nelle esperienze che ho avuto anche con la comunità musulmana, ci sono diverse etnie qui a Iesi, e tra l'altro leggevo oggi che hanno preso le distanze in maniera pubblica dagli eventi di venerdì scorso, e questo gliene va assolutamente dato atto. Io dico che abbiamo fatto un percorso, c'è qui testimone l'assessore Butini in particolare, no, con il quale, e anche l'assessore Roncarelli, ma tutti insomma, con i quali abbiamo comunque avuto dei contatti con questi soggetti, abbiamo cercato di capire quelle che erano le loro problematiche, abbiamo capito che, e questo lo dico al consigliere Cingolani, una parte della, diciamo, la vecchia generazione, quelli che sono arrivati tempo fa, io credo che non possono che essere integrati, vengono da esperienze di vita completamente differente. Ci siamo incontrati un paio di volte, abbiamo avuto un riscontro che un po' ci ha lasciato perlomeno perplessi. Alcuni di loro parlano ancora a fatica, riescono a parlare italiano, vedono le loro TV attraverso la parabola e sono completamente fuori da quello che è il vivere quotidiano di questa città. Poi ci sono le generazioni più vicine, a più giovani, con le quali ovviamente il percorso, che hanno vissuto percorsi diversi, e per le quali, qui mi rivolgo a Marisa Campanelli, abbiamo cercato di provare a operare per la vera inclusione. Io parlo dei più piccoli, dunque nelle scuole abbiamo sottoscritto il patto per la scuola, credo che siamo gli unici nella provincia d'Ancona, abbiamo cercato di fare in modo che non ci fossero gli istituti ghetto, fra virgolette, uso il virgolettato, ma che fossero, attraverso anche delle agevolazioni, inseriti anche negli altri istituti scolastici. Siamo arrivati per fortuna, dopo devo dire con grande fatica, a far sottoscrivere a tutte le dirigenti scolastiche questo impegno, e mi pare che stiamo andando nella direzione di portare ragazzi di culture diverse in ambiti dove ci sono, cioè, una possibilità di scambiare e di far crescere i nostri giovani con i giovani che io considero comunque nostri, perché se nascono su questo territorio non credo che non possiamo non considerarli non giovani di questa città, appartenenti a questa città. Dunque abbiamo lavorato in quel senso, abbiamo lavorato con le società sportive, perché l'inclusione vera avviene nelle scuole
e attraverso la vita di tutti i giorni, nel sociale e anche attraverso lo sport. Ci sono state iniziative, ricordo quella dell'Aurora Basket, ricordo quella della Libertas, volte proprio a favorire l'attività fisica anche di quei ragazzi che non avevano le risorse economiche per farlo, per aiutare quelle famiglie che non potevano far sì che i propri ragazzi potessero fare lo sport. Ecco, io credo che, ho citato alcuni di questi esempi, credo che dobbiamo insistere, è chiaro che di queste problematiche è bene discutere, è bene cercare di trovare delle soluzioni, comunque di proporre delle soluzioni, ma poi bisogna essere concreti e cercare di fare quello che è possibile in un ambito cittadino come il nostro, ristretto. Parliamo di una piccola città perché siamo consapevoli di questo. Ecco. Pertanto credo che quello che si può fare e che credo vada fatto è lavorare per l'inclusione per i più giovani, l'integrazione per quelli meno giovani, cercando di, e qui condivido in pieno la proposta di Cingolani, cercando di avere tolleranza, confrontarsi e forse mettere la bandiera della pace, credo che sia un'ottima idea che andrebbe spinta, no? Perché in realtà solo non andando a dividerci, ma cercando di comprenderci, probabilmente riusciremo a risolvere questi problemi. Credo che invece tutte queste azioni tendono invece a dividerci, noi non dobbiamo cadere in questa trappola che sarebbe micidiale veramente. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Il consigliere Punzo, replica. Come avevo iniziato prima, la mia non è polemica, ma semplicemente, siccome stiamo parlando di una questione che ci interessa tutti, voglio essere sicuro di non essere frainteso, mentre invece in qualche maniera è accaduto. Quando io dico che questi, da un punto di vista sociale e culturale, si sono fermati a un certo punto, dico una verità, che siano stati una grandissima civiltà e che per certi versi lo siano ancora, è un'altra verità. Guardate, algebra, che è un termine che usiamo tutti i giorni, viene dal nome di una persona, di uno studioso dell'epoca, che testimonia di quanto questi fossero avanti qualche migliaia di anni fa. Ma qui la questione non è la distinzione tra l'inclusione e l'accoglienza o l'integrazione. Io per esempio vi posso fare la mia piccola storia personale. Io non sono delle Marche, io sono napoletano. Sono venuto qui per necessità, perché a Napoli per un ingegnere chimico non c'era lavoro. Io sono venuto qua perché ho trovato lavoro qui. La mia cultura di origine, seppure non in termini così drammatici come tra un arabo e un occidentale, un islamico e un cattolico, e per certi versi è profondamente diversa. Quando sono venuto qui, io ho vissuto due tipi di fenomeni. Il dramma di sentirmi per forza accolto. E Cingolani, che è uno psicologo, tra le altre cose, dovrebbe pure capire che è una cosa molto delicata, perché se io parlo con te, io mi accorgo che tu mi stai accogliendo per forza o stai disperatamente cercando di fare inclusione perché obbedisci a un principio morale che ti sei dato. Per l'altra parte è devastante. Il mio napoletano, da quando sono nelle Marche, si è rafforzato. Io sono diventato uno studioso del mio dialetto. C'ho la libreria, almeno due scaffali, piena di robe di Napoli. Ma non è per un fatto cartolinettistico, è una reazione umana normale. I miei figli sono marchigiani, io ce ne ho tre, sono nati qua. Veronica è marchigiana, parla jesino, è educata qui, ha le amiche che sono marchigiane. Voglio dire che l'integrazione è un processo lento. Un italiano per diventare sindaco di New York ci ha messo 10 generazioni. Eravamo dei reietti, eravamo relegati e facevamo a cazzotti con gli irlandesi nei bassifondi della New York degli albori del secolo. Cioè, l'integrazione, ahimè, è un processo lento. Cosa possiamo fare noi? Noi schifosi occidentali, che nel Medio Oriente abbiamo fatto di tutto, perché non ci scordiamo nemmeno questo. Noi abbiamo fatto di tutto, per il petrolio, per il potere, per il posto al sole. Abbiamo fatto le peggiori nefandezze, quindi non è che siamo proprio delle anime limpide o non abbiamo nessuna responsabilità storica. Sono tutte cose sulle quali ho sorvolato perché pensavo che fosse la base della discussione. Qui c'è un problema di come comportarsi qui ed ora rispetto a persone che non sono di Iesi,
che non sono israeliti, perché io parlo degli Iesi, che non sono degli Iesi ma vivono a Iesi, hanno il problema della parabola che diceva il sindaco, della centrale telefonica per parlare in arabo con i loro familiari, del money transfer per mandare una lira faticosamente guadagnata qui in Italia alla loro gente, e di quelli che non ce la fanno, vengono emarginati e reagiscono in una maniera, ahimè, differente da quanto reagiscono i nostri emarginati. È un problema serio. Allora, è un problema rispetto al quale bisogna sforzarsi di offrire pari opportunità a queste persone che fanno parte del nostro tessuto sociale, punto. È un dato di fatto. Quindi c'è stato qui un periodo in cui si discuteva delle eccellenze scolastiche di questo comune con una serie di dirigenti scolastici che per difendere le loro eccellenze tra virgolette, qui moriremo di eccellenze, non volevano che ci fossero addensamenti di extracomunitari nelle varie scuole, ma non volevano nemmeno che fossero spalmati, la classica guerra dei poveri, no? Noi dobbiamo combattere allo stesso ora con queste cose qua. E questo è il modo concreto di cambiare la cultura delle persone. Pensiamo alle cose nostre, quello che possiamo fare qui. Noi dovremmo pensare a come si fa a distruggere l'idea che 600 alunni fanno un'autonomia scolastica. Noi dovremmo pensare a queste cose qui, capito? Non ai massimi sistemi. Dopodiché l'integrazione è un fatto lungo, che richiede generazioni. Io vengo percepito come diverso anche da voi in questo momento, io vi percepisco come diversi. Bisogna convivere con questa cosa. Io sono qui, sono felice di esserci, sono persino consigliere comunale di maggioranza, quindi significa che mi sono in qualche maniera abituato all'idea di stare qui e di fare la mia vita qui, in tutti i sensi, sia affettivi che economici e pratici, e i miei figli non avranno questo problema perché sono nati qua. Lo so, il pietismo è ecumenico, è una gran bella cosa, ma non porta a niente. Viene percepita la costrizione, viene percepita la diversità ed è ancora più devastante, è ancora più emarginante per certi versi. Allora bisogna adottare dei comportamenti razionali che devono includere la difesa e il progresso nei rapporti. Non è una roba facile, però purtroppo a me bisogna pensare pure a difendersi da certi fenomeni. Perché se ti mettono una bomba al centro di Iesi, magari mentre la gente sta andando in teatro, per farne fuori il più possibile, è quello che è successo al Bataclan, da Capital Pergolesi di Iesi, poi vi voglio vedere di che parliamo. Chiaro? Grazie. Grazie consigliere Punzo. Consigliere Giampaoletti. Grazie Presidente. Io volevo leggere... Perché io ho sentito degli interventi che posso anche condividere, ho sentito degli interventi partendo dalle fonti proprio degli arabi, della religione, ho sentito che noi dobbiamo integrare queste persone, ho sentito che l'integrazione di Punzo, no, perché lui è napoletano, si è integrato bene a Iesi. Allora io vi voglio leggere quello che dice il Corano, perché qua bisogna un attimino fermarsi e pensare di quello che è successo. A prescindere da tutti i discorsi che questi giorni facciamo, il buonismo o altre cose, però voi pensate che, come diceva il consigliere Marasca, non ha colpito solamente i giovani, ha colpito anche persone che stavano al bar, come magari tutti quanti noi possiamo fare tutti i giorni, che stanno lì, che sono entrati in 15 persone, sono uscite in due. Questo, non erano solamente ragazzi, perché almeno dalle immagini non sembravano solamente questi. Allora, dice, il Corano riprende questo disgustoso passaggio, Corano 8, 12. E quando il tuo signore... Chiedo scusa, consigliere Giampaoletti. Non posso leggerlo? Lo faccia anche con attenzione, valuti se farlo, perché estrapolare dei brani da un testo sacro che comunque viene rispettato, altri non credo che sia... Allora, io posso Non siamo in grado, credo. Allora, io posso fare io il non paragone, sono in grado come le religioni. Di interpretare... Allora. Ecco, in questo... Non condivido, nel senso, ecco, tutelerei il rispetto, scusate, che si deve. Quindi lei può magari criticare il brano, però andare anche critico. A interpretare un brano estrapolato. Presidente, io non critico. Un testo sacro. Io posso leggerlo come 10 comandamenti. Non sia la cosa
personalmente condivisibile. Allora, posso leggerlo? Eviterei di leggerlo, magari lo può commentare, no, perché lei ovviamente lo conosce. Allora, insunto... Però, consigliere Giappoletti, è questo, che leggere, estrapolandone una parte, ma... da un testo sacro, non mi sembra la procedura più corretta. Lo leggo. Lei lo può ovviamente citare. Cercherò di fare un articolo, perché che non devo criticare, dire. Ma però citare, credo che non sia la soluzione migliore. C'è scritto così sul Corano, comunque. A prescindere... Sì, ho capito, ma c'è scritto... È uguale. No. Chiedo scusa, non entriamo in polemiche religiose. Ecco, non entriamo in polemiche religiose. Chiedo scusa, non c'è dibattito. Io eviterei la lettura di un testo sacro. Va bene, io non lo leggo, comunque perché non sarebbe viene giusto riportato nei confronti Va di bene, fedeli. Comunque, posso di un'altra dire religione. Quello che viene riportato? Posso dire senza leggerlo di quello che viene riportato? Lei dica, vabbè, ma non quello commenti, che penso io. Non faccia, allora, il Corano in questa cosa, senza leggerlo, dice che getterà il terrore nei miscredenti. Allora, quello che è successo a quelle persone che si sono fatte esplodere, sicuramente non hanno un obiettivo del business o altre cose con altri paesi. Sono delle persone che hanno sposato la loro religione e per la loro religione si sono fatti saltare in aria. Questo è quello che io penso, e purtroppo ci sono andato in mezzo delle persone innocenti che non facevano nulla di male, stavano a guardare un concerto, si divertivano. C'erano persone anche che sono partite il pomeriggio, che erano degli yesini, che erano lì per studiare, per fare ricercatori, e purtroppo si sono salvati, cioè purtroppo per loro, perché fortunatamente si sono salvati, ma altre persone sono arrivate nello stesso pomeriggio e hanno trovato il caos. Quello però che voglio dire è che cosa noi possiamo fare. Allora, io sono 25 anni che lavoro con le persone extracomunitarie e credo che questa sera proprio nella mia attività ci siamo fermati a parlare con dei tunisini musulmani che sono, e marocchini che sono musulmani, e che, come diceva il sindaco, non sono assolutamente d'accordo di quello che è successo. Ma ci sono anche persone che sono d'accordo invece a Iesi. Ci sono delle persone che hanno sposato alcune cose perché non accettano il discorso del benessere, della mancata integrazione. Quello che penso, che l'integrazione, tutti quanti i consiglieri hanno detto, ci dobbiamo si devono integrare. Allora, in Francia ci sono delle persone che hanno fatto questo attentato, erano integrate, lavoravano, erano cittadini francesi, sono andati giù, hanno fatto dei corsi di militare e poi hanno fatto gli attentati. Non è la prima volta che succede che delle persone che lavorano, hanno una famiglia, perché hanno anche alcuni anche la famiglia, e si fanno saltare per aria. Allora credo che sia opportuno fare una riflessione e iniziare a ragionare diversamente. Allora, se io ospito delle persone mi va bene, però se le persone poi cambiano radicalmente la visione e il pensiero per quanto riguarda la religione, non va più bene. Perché se io vado in un altro paese, io ho avuto mio padre che è stato 10 anni in Australia nei tempi passati, e mi raccontava che si doveva rassegnare su alcune cose perché lì c'era una legge e dovevano rispettare la legge. Qua noi invece in questo caso li aiutiamo a fare queste cose, e poi alcune persone non lavorano, stanno qui dalla mattina alla sera, non si sa che cosa fanno, come vivono, trasferiscono dei soldi non si sa dove, non si sa perché. Allora bisogna che un attimino ci fermiamo e ragioniamo bene quello che sta succedendo nella nostra città e in tutta l'Italia. È ora di iniziare a dei controlli, ma controlli come dovevano fare in Francia, perché queste persone che hanno fatto questo attentato erano sotto controllo da corpi speciali di terrorismo.
ma non sono stati ripresi, non sono stati, erano sotto controllo. Io non riesco a capire quale sia il controllo. Sanno dove abitano e poi non si sanno che cosa fanno. Allora, signori, qui ora che non è che dipende dalla cittadinanza di Iesi, ben venga un consiglio aperto, per modo di dire, perché, come diceva Santinelli, io non vedo nessuno qua che appartiene all'altra, diciamo, è brutto dirlo, ma all'altra religione, all'altra sponda. Sono persone che sono venute qui a lavorare. Conosco persone da 20 anni che sono venuti, sono i primi, i iesini che sono venuti qui, sono diventati cittadini italiani, si sono sposati, hanno portato la moglie qui, i figli qui, hanno comperato la casa con il mutuo, sacrifici, e adesso ultimamente si vedono delle persone che dalla mattina a sera, ripeto, non fanno nulla e vanno a rapinare, vanno a rubare o d'altro. Allora, basta. Non possiamo fare sempre i buonismi. Noi dobbiamo cambiare regime, dobbiamo fare dei controlli, controlli mirati. Non dobbiamo fare noi come comune, lo deve fare. L'amministrazione comunale deve parlare con le forze dell'ordine e dire facciamo i controlli, per carità. Dove pregano? Bene, andiamo a fare i controlli. Facciamo i controlli nell'abitazione? Facciamo i controlli. Questo è fare l'integrazione. Perché l'integrazione, signori, non si vogliono integrare. Perché delle persone vengono a comprare la roba nel mio negozio e non parlano neanche italiano le mamme. Ci sono i traduttori, i bambini da 7-8 anni che fanno la terza elementare, parlano in italiano e fanno i traduttori. E sono 10 anni che abitano qua. Non c'è integrazione. Questa non è integrazione. L'integrazione viene fatta, sì, facciamo le riunioni, facciamo gli incontri, facciamo le cene, facciamo tutto, ma non si vogliono integrare. Ci sono persone che non si vogliono integrare. Allora, io ve lo dico per esperienza, per quello che ho vissuto, perché le persone che si vogliono integrare hanno fatto una scelta, però non stanno accettando queste persone ultime con gli sbarchi che ci sono stati. Ci sono persone a Iesi che dentro un'abitazione sono 15 persone che abitano e prendono anche l'affitto, subaffitto, e queste sono persone che guadagnano sulla pelle degli altri. Proprio ieri sera Striscia la Notizia ha fatto vedere che a Milano all'interno del garage c'erano 10 persone che dormivano, 1.500 euro al mese chiedevano. Allora, signore, non è a Iesi, ma a Iesi ci sono delle famiglie che stanno facendo questa cosa. Allora non è possibile dire il buonismo è finito. Come diceva Punzo, che il figlio va in Inghilterra a studiare o altre cose, può capitare comunque, anche qui a Iesi. Sicuramente a Iesi, speriamo che non capiterà, ma può capitare in questo caso a Roma, Milano, dove, ma anche sugli stadi, perché purtroppo anche sugli stadi. Pensate se non fermavano quella persona che entrava nello stadio, ha pagato il biglietto, entrava, e pensate che cosa succedeva. Se si metteva in tribuna o in curva, succedeva tutto quello che c'è stata la commemorazione la settimana scorsa per Esel. Tutto poteva succedere. Allora, signori, basta. Cioè, io parlo personalmente, non parlo al gruppo Insieme Civico, ma mi sono stancato veramente come cittadino di sentire aiutiamoli, basta. Perché non è possibile. Io posso aiutare, e vi ripeto, sono 25 anni che sono con queste persone e sono stato 6 anni con un'agenzia del Ministero degli Affari Esteri, ho girato sempre l'Italia con delle persone che dalla mattina a sera stavano sempre con me. No? Ingegneri, geometri, architetti, e andavamo all'interno delle aziende per capire quello che poteva fare. Però, signori, non è possibile pensare che poi noi dobbiamo aiutare e alla fine vengono a casa nostra e ci sparano e ci mettono le bombe. Non è più così, bisogna che un attimino cambiamo regime. Non dipende dall'amministrazione comunale, ma dipende anche dal governo. Grazie. Scusi Presidente, se mi sono permesso di dire il Corano, però giustamente non ho letto. Credevo che, però se lo che volete, lo potete leggere. Grazie. Consigliere Giampoletti, Assessore Putini. Sì, soltanto per una precisazione che credo sia dovuta, mi fa piacere che il Sindaco abbia citato gli incontri che ci sono stati richiesti, che sono avvenuti e sono stati richiesti dai rappresentanti e dai coordinatori del mondo musulmano iesino, e ci siamo lasciati l'ultima volta che ci siamo visti, prima di questi fatti,
con la prospettiva di un incontro dell'intera città di Jesi, intesa come l'amministrazione, il Consiglio Comunale, le forze dell'ordine, i rappresentanti religiosi, con la comunità islamica, affinché, questo era l'obiettivo dell'incontro chiesto dal presidente del centro culturale, dall'imam, affinché queste persone potessero dichiarare esplicitamente la loro avversione, la loro condanna nei confronti dell'attività dell'ISIS. Questo avveniva prima dei fatti del scorso fine settimana. A questo punto è ancora più pressante l'impegno dell'amministrazione e della Consulta per la Pace. Sono contento che il Presidente abbia letto il saluto iniziale del neoeletto coordinatore. Quindi la Consulta per la Pace e l'amministrazione convocheranno un incontro in cui ci sarà una possibilità in più per conoscerci. Credo che la conoscenza reciproca, il rispetto reciproco e l'onestà intellettuale siano ingredienti che non possono mancare per cercare di trovare una giusta dimensione della convivenza civile. Sono certo che nessuno dei consiglieri comunali farà mancare la propria presenza in quell'occasione. Grazie. Grazie. Consigliere Cingolani, replica. Sì, io voglio esprimere il mio dissenso nei confronti dell'intervento del collega Giampaoletti, perché sembra quasi che chi voglia argomentare, che chi voglia trovare, come dire, un motivo di discussione, un approfondimento che non si basi solamente sulla propria esperienza, perché vedete, oltre all'esperienza ci deve essere la conoscenza permanente, l'approfondimento. Non è sufficiente l'esperienza, perché io ho fatto esperienze sia buone che cattive con immigrati ma anche con italiani del nostro territorio nazionale. Lei, consigliere Giampaoletti, nel suo esercizio commerciale, io nel mio studio professionale, ognuno di noi ha un'esperienza, però l'esperienza non è sufficiente per, come dire, articolare un discorso, è necessario anche un po' di conoscenza. E se questo atteggiamento, il tentativo di voler, come dire, conoscere le problematiche, di voler trovare una strada maestra, è scambiata per buonismo, sono contento di essere buono. Ma sicuramente il suo intervento è un intervento lacerante, è un intervento che non porta contributi alla costruzione di un percorso, è un intervento che alza muri ideologici, che in questa situazione particolare non serve. È un intervento che in qualche modo scredita quelle che sono le nostre forze dell'ordine, perché lei dice che in questa nostra città le nostre forze dell'ordine non fanno dei controlli. Ho qualche dubbio, più che ragionevole dubbio. Sono perfettamente convinto, e questo glielo dico per esperienza di quando facevo l'assessore, che qui non posso esprimere perché c'è il segreto. D'accordo? Le nostre forze dell'ordine sanno ben precisamente cosa accade nel nostro territorio, e se non intervengono ci sono giustificati motivi per non intervenire. Pertanto io penso che invece di fare questa, come dire, distinzione fra buonisti e meno buonisti, penso che dobbiamo fare una distinzione fra le persone che con prudenza, con la dovuta intelligenza, cercano di creare dei percorsi costruttivi. L'amministrazione comunale, questa, ma anche le precedenti, perché non sono le relazioni umane si alimentano di simboli, non solo di cose, di simboli. Questa città, e scusate se faccio un po' di, come dire, autoincensamento, io sono stato il primo presidente della Consulta per la Pace di questa città. Questa città si è dotata di uno strumento che aveva come intenzione quello di costruire dei ponti, non di ricostruire fossati. Il suo intervento, collega Giampaoletti, il suo intervento, quindi io critico il suo intervento, in maniera netta, è un intervento che non porta a costruire relazioni, ma che porta a distruggere relazioni. E qui stiamo a parlare di persone che le hanno distrutte le relazioni. Lei si pone sullo stesso piano, anche se ovviamente condanna,
Non possiamo proseguire in questo modo. Noi dobbiamo essere uomini di pace. Per essere uomini di pace bisogna essere buoni. Bisogna essere buoni, che non vuol dire tonti, va bene? Perché siccome lei voleva citare il Corano, ma io non cito la Bibbia, no? Però si dice che le persone prudenti devono essere puri come le colombe, ma astuti come i serpenti. Per cui chi fa questo nostro servizio in politica deve seguire questo percorso, non ne può seguire un altro. Grazie consigliere Cingolani. Il consigliere Santinelli per replica. Sì, grazie Presidente, sarò telegrafico. Carina, eh? Se l'aspettava questa. Mi allaccio all'intervento che ha fatto l'assessore Butini. È vero che è stato fatto un percorso e questo percorso è iniziato ormai, come diceva il consigliere Cingolani, da tempo, no, su questa città, ma rimaniamo sempre legati al solito discorso che noi parliamo di un soggetto che non è presente in quest'Aula. Non è presente in quest'Aula. Cioè parliamo di un percorso di integrazione di persone che non partecipa alla vita di questa città a livello istituzionale, ma non perché dobbiamo prenderli, come diceva lei, organizziamo, facciamo, come per dire venite per forza da noi perché dobbiamo far vedere che comunque tutti siamo d'accordo, perché non deve essere, deve essere spontanea. Io sono venuto qui oggi dopo la convocazione del Consiglio Comunale fatta dal Presidente ieri in tarda serata, ho visto quel che era il Consiglio Comunale, insomma i motivi del Consiglio Comunale, e non è che mi sono stato a fare troppi problemi se potevo venirci o non potevo venirci, ho fatto il mio dovere. Ci sono venuto comunque, anche se mi sono organizzato in tutti i modi, ma questo doveva farlo qualsiasi cittadino di questa città. Allora lì sì, è vero, caro assessore, che allora parliamo di integrazione, perché partecipare a questi grossi problemi è uno dei tanti passi. E non che io vado da una, non che io vado da un'associazione culturale islamica e gli faccio la domanda, ma sei contrario o favorevole a quel che è accaduto? Certo, chi è che ti dice in prima persona, chi è che arriva in prima persona e dice io sono favorevole alla guerra? Nemmeno il più stolto della faccia che esiste sulla faccia della terra, nessuno è favorevole alla guerra. Però il fatto di non essere presenti e non partecipare, poi parliamo di integrazione, beh, io la vedo un po' difficile. Ma molto difficile, anche se noi ci mettiamo tutta la buona volontà del buonismo assoluto, che per me diventa un buonismo assurdo, diventa un buonismo assolutamente assurdo con chi non vuole integrare e partecipare alla vita quotidiana della nostra città con i nostri valori, con il rispetto dei nostri valori, come noi portiamo rispetto a tutte le altre realtà, perché l'abbiamo detto e dibattuto più volte in questo Consiglio Comunale, non possono provare il contrario. E allora qual è la risposta? La risposta è che noi, e qualcuno mi deve smentire questa sera, noi oggi abbiamo appreso in questi giorni che purtroppo siamo in guerra. L'Europa è ufficialmente in guerra con le dichiarazioni fatte dal presidente Hollande, e non è l'ultimo arrivato, non è una persona che non ha, qualcuno definisce, no, che non ci sta con la testa, è un presidente della Repubblica francese eletto, riconosciuto e addirittura di sinistra, e se esiste una nazione socialista in Europa, quella è la Francia. Allora, detto questo, non bisogna puntare il dito contro, per buonismo contro chi oggi ha reagito magari con attacchi direttamente con gli aerei in Siria, perché quella è la reazione che secondo me oggi è sbagliata, ma oggi non è che sia sbagliata il fatto che c'è stato questo attacco, è sbagliato i tempi. Sono sbagliati i tempi, doveva accadere prima, doveva essere stato fatto prima, ma deve essere portato fino alla fine, cioè perché noi non possiamo, ripeto, vedere e prenderci, purtroppo, no, col piagnisteo, piangerci addosso, e per i funerali dei nostri caduti, cioè, ragazzi, familiari, io non voglio piangere più, non voglio sentire più una cosa del genere.
Non voglio, no, io non voglio domani piangere per i miei figli, per mia sorella, per una madre, solo perché essere buonisti significa accettare tutto e tutti e andare incontro con i mazzi di fiori. Non ci sto. Bisogna trovare la giusta misura. La giusta misura è che ognuno deve fare il proprio lavoro. Chi deve difendere, difenda, chi deve promuovere, promuova, e chi deve contribuire all'integrazione lo faccia. Ma con chi lo vuole fare? Questo è il modo di rapportarsi. Perché farlo per forza, perché qua dentro dobbiamo essere per forza buoni, carini, belli, facciamo la corsa a chi è più buonista, a chi è più per aperto per la bandiera della pace. Ma chi è contro la guerra qua dentro? Io trovo, me ne insegnate uno, se ce n'è qualcuno qua dentro che si è messo là al terrazzo che vuole fare la guerra contro qualcuno. Ma non esiste un discorso del genere. Purtroppo siamo in guerra. Dobbiamo prenderne atto. Ditemi che non è vero. Svegliatemi da questo brutto sogno e ditemi che non siamo in guerra. Perché la reazione oggi, secondo me, se vogliamo risolvere veramente questo problema e parlare poi di integrazione, prima di tutti bisogna concludere il conflitto in Siria. Se il conflitto in Siria non viene concluso, noi possiamo continuare a parlare, ma chi ci avrà la fortuna di poter parlare, perché non so cosa potrà accadere, di un qualcosa di diverso, di integrazione, di bellissimo, che non avverrà mai. Consigliere Santinelli, si avvia la conclusione. Concludo, Presidente, con il dire che la pace non la si fa solo con le parole, ma la si fa con i fatti, con chi veramente ha intenzione di accettare la parola pace, con chi non accetta la parola pace e, ripeto, si fa la barba la mattina e viene incontro per immolarsi e far morire altre persone, e non è un incidente stradale, non è una circostanza del momento, ma è un atto voluto per diverse ragioni che ognuno possiamo interpretare come vogliamo, lì la pace c'entra ben poco. Grazie. Grazie consigliere Santinelli. Consigliere Catani. Sì, grazie Presidente, cerco di essere veloce anche perché ormai intanto la ringraziamo per l'opportunità che abbiamo di parlare di questo fatto oramai noto e che appunto ci sta sostanzialmente prendendo tutti questi giorni. È chiaro che qui non riusciamo, oggi noi non risolviamo il problema dell'ISIS stasera, non penso almeno che riusciamo a fare questo. È evidente che però un momento di riflessione è opportuno che ci sia. Io mi ricordo quando si parlava qualche anno fa del Vietnam, eccetera, tutte quelle guerre che si facevano e che probabilmente non hanno portato a nulla, come stiamo vedendo questi giorni, perché le guerre in Iraq, in Afghanistan, abbiamo visto che non stanno portando a nulla, perché le guerre continuano. Vuol dire che non abbiamo trovato la soluzione del problema che ci stava a monte di tutte queste situazioni. La riflessione di oggi quale potrebbe essere qui in questo nostro Consiglio Comunale? Questo fatto gravissimo per cui tutti noi esprimiamo solidarietà, cordoglio alla famiglia, a tutte le famiglie degli amici francesi, è il rischio che come sempre venga amplificata questi giorni, poi fra 10 giorni non ne parliamo più. E questo poi è il problema, è sempre successo così. Io penso che bisogna invece che noi troviamo una concretezza in quello che noi diciamo. È vero che gli errori ne sono stati fatti tanti, oggi sono stati altri, peraltro ricordati nelle strategie dell'Occidente rispetto all'Islam, rispetto al mondo musulmano. Però qui noi dobbiamo assolutamente trovare una dritta che in qualche modo ci permetta di dare un segnale. Allora è vero quello che diceva Alfredo Punzo, è difficile l'integrazione e l'inclusione, come accennava il consigliere Cingolani, ma l'integrazione e l'inclusione non è un processo veloce, sono d'accordo con Punzo, è un processo lungo, un processo che richiede consapevolezza, disponibilità e secondo me ci vuole anche disponibilità reciproca, anche da parte degli altri. Quante volte si dice ma quella etnia lì, quella non si vuole integrare, non c'è niente da fare, non si vuole integrare. E questo purtroppo è vero, lo vediamo in alcuni casi. Ma io penso che solo aspettando che maturino le condizioni, probabilmente saranno le seconde generazioni o le terze forse, allora a quel punto possiamo dire forse
che quella integrazione e inclusione sperata abbia un senso. Noi abbiamo visto sulla televisione la crudezza, la crueltà dell'Islam, abbiamo visto le teste tagliate, cioè addirittura in televisione le immagini più crude, più terribili. Questo per arrivare a qualcosa. Allora il discorso dell'odio che faceva il consigliere Marasca mi può trovare anche d'accordo, cioè non è solo un problema di religione ma è anche probabilmente a monte un problema di odio verso l'Occidente, l'Occidente che ha sempre in qualche modo sfruttato sotto alcuni punti di vista l'Oriente, tra virgolette l'Oriente. Però noi dobbiamo riportare la situazione in un quadro di consapevolezza e di sana accettazione, perché altrimenti andremmo forse contro la barbaria. E quindi c'è da trovare un giusto equilibrio tra le due situazioni. Questo si fa secondo me come? Evidentemente, se vogliamo fare un discorso pragmatico e che si sta facendo peraltro questi giorni, affrontando a monte questa situazione che diciamo è in essere in Siria e negli altri paesi. E quindi se vogliamo fare un discorso che noi chiaramente a Iesi non ci tocca, ma che comunque in qualche modo abbiamo e vediamo che sui mass media passa, per esempio bloccare le fonti di finanziamento dell'ISIS. Oggi, ieri, Putin diceva che addirittura 40 paesi finanziano l'ISIS. Oppure blocchiamo chi fornisce le armi all'ISIS. Ma sono tutti comportamenti a livello chiaramente al di sopra di quello che possiamo fare noi. Magari potessimo intervenire in questo senso. Allora la riflessione, e concludo, secondo me alcuni elementi positivi li ha purtroppo portati. Ho visto, devo dire, per la prima volta da questo fatto gravissimo, torno a dire, un primo germe, tra virgolette, di un'Europa unita in qualche modo. Perché effettivamente intorno a questo fatto di Parigi e il fatto che tutte... C'era anche l'italiana, purtroppo, la nostra Valeria Torresin, ma tutte le etnie in qualche modo e tutti i popoli dell'Europa si sono visti in qualche modo coinvolti. Questa volta forse quell'aspetto dove l'Europa Unita era vista sempre esclusivamente come l'Europa dell'economia, dei finanziamenti, in qualche modo si è aperta, secondo me. C'è stato un piccolo spiraglio da questo punto di vista. Abbiamo anche visto, qui non si è detto, ma in qualche modo è emerso, che l'Islam in qualche modo c'ha anche degli elementi di moderazione. Ci sono stati, anche se in maniera forse residuale, alcuni musulmani che hanno invece sono andati contro a quello che è successo e l'hanno condannato coraggiosamente, perché ho visto ieri sera l'imam di Parigi, per esempio, diceva che lui era stato costretto a mandar via la famiglia da Parigi perché era stato minacciato. Addirittura, quindi arriviamo anche, no, in queste lotte interne, tra l'altro, e quindi c'è un problema anche dalla parte, diciamo, del mondo musulmano, e non ce lo nascondiamo purtroppo. Allora, venendo un pochettino alla nostra Iesi, perché qui noi, torno a dire, possiamo parlare di 2000 cose, poi dobbiamo venire al concreto, cioè non possiamo essere retorici, ma dobbiamo essere concreti. Allora, se vogliamo essere concreti, dobbiamo, secondo me, comunque, per quanto ci riguarda, operare nel modo in cui diceva anche Cingolani, cioè cercare dei momenti di aggregazione, di incontro, di discussione. Sì, la pace non basta, però sicuramente un segnale di pace noi dobbiamo lanciare nei confronti delle tante etnie che ormai stanno nella nostra città. Ci stanno bene, ci stanno male, però ci stanno. Allora, se ci stanno, noi dobbiamo andare fino in fondo, non possiamo giocare a nascondino. Queste etnie ci sono, le dobbiamo incontrare, le dobbiamo in qualche modo far sì che vengano con noi, che stiano con noi, capiscono i nostri problemi. Ma è vero che anche loro debbono a loro volta fare uno sforzo di integrazione, parlare la lingua italiana, capire quello che cosa noi vogliamo, rispettare le nostre leggi. Questo è un pochettino, e i nostri valori soprattutto. Quindi se c'è questa reciprocità, e c'è insieme a un controllo comunque del territorio che ci deve essere sempre, ma non solo per loro ma anche per noi, perché abbiamo visto che purtroppo la situazione della sicurezza nella nostra città è un problema che esiste, e allora anche da questo punto di vista solo in quel modo lì penso riusciremo ad arrivare prima o poi, ma con
tutta la pazienza del caso a un'integrazione vera, e speriamo che così sia un segnale per far sì che non accadano più cose che purtroppo abbiamo visto a Parigi. Grazie. Grazie consigliere Catani. L'assessore Roncarelli. Non so perché mi è venuta questa necessità di esprimere qualche idea, perché sono venuto più che altro per testimoniare il mio coinvolgimento anche emotivo in questi fatti. E io non ho nessuna idea su cosa è giusto e che cosa è sbagliato in tutto quello che sta succedendo. Ho due considerazioni che mi sono venute in mente che vi lascio come punto, se può essere un contributo, di pensiero. Allora veniamo alla prima. Il papà torna a casa e c'è il bambino che è contento di vederlo e vuole giocare con lui. Il bambino va a prendere subito i giochi. Babbo, babbo, facciamo questo, facciamo questo. E il babbo gli dice, sì sì, un attimo, adesso devo leggere il giornale, ancora oggi sai, ho lavorato, non ho fatto in tempo. E il bambino si mette a giocare da una parte, aspetta, il papà legge il giornale, dopo qualche minuto che succede? Che ritorna dal padre e gli dice, babbo, babbo, giochiamo, giochiamo, guarda, guarda, un attimo, devo finire il giornale. E così una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci volte, finché il bambino va dal padre e gli strappa il giornale. Il padre che fa? Lo sgrida. Sei un bambino cattivo. È così? È proprio così? Che cosa stiamo facendo noi quando interpretiamo queste cose? Ci dimentichiamo di come siamo parte di quel problema? Chiediamo agli altri di cambiare? E noi? E poi un'altra considerazione. Non mi ricordo chi l'ha detto, ma qualcuno ha detto che le religioni sono l'oppio dei popoli. È vero? Lo conosciamo chi l'ha detto. E quant'è vero questo? Quant'è vero questo? È molto vero. È molto vero. Perché ci sono persone che si impadroniscono della religione, depongono in quel Dio che loro vedono tutta la verità e loro si proclamano da soli seguaci della verità e utilizzano quel Dio per fare ciò che vogliono. Non c'è bisogno di cercare, in tutte le religioni, no? Accade questo, ma non nelle religioni dentro di noi, in quello che è secolarizzato, quello che cade tutti i giorni. E c'è un Dio oggi che questa volontà di distruzione, questo odio verso gli altri, questa necessità di distruggere è molto attivo e è il più seguito da tutti. È un Dio strano, perché in una chiesa, no, ce l'ha le chiese veramente, ci ho lavorato anch'io. È un Dio strano che si chiama Dio denaro. E quel Dio denaro giustifica tutto. È quello che ci guadagna in tutte le situazioni che noi viviamo. Perché se c'è una guerra, vendo le armi. E allora chiamiamoci una cosa. Quelle armi che hanno sparato in Francia, chi le ha vendute a quelle persone? Magari scopriamo che è lo stesso Hollande. Allora, il consigliere Marasca. Ci mancherebbe. No, io sarò molto breve, soltanto per cercare di puntualizzare alcuni aspetti che mi sembra che siano emersi in maniera un po' equivoca. Io innanzitutto evito gran parte del mio intervento ricollegandomi a quello che sosteneva il consigliere Cingolani in riferimento ad alcuni interventi. Credo che alcuni testi siano particolarmente sacri e meritino rispetto, anche perché
quel rispetto lo portano gli stessi adepti alle religioni, quindi neanche loro si permettono di leggere i testi sacri, perché all'interno di quelle religioni funziona un po' così, quindi non tutti possono leggere i testi sacri, quindi io non mi assumerei mai la responsabilità per rispetto dei costumi e delle culture altrui. L'aspetto che intendevo puntualizzare è questo. Cioè, a me sembra che qui stia emergendo una società un po' divisa per squadre, per loro e noi. Io credo che io mi metto in un'altra ottica e cerco sempre di mettermi in questa ottica, perché se dovessi dividere la società in base alla religione, in base alla razza, in base all'etnia, in base alla lingua, in base al sesso, quante discriminazioni creerei? Infinite. Quello che io ho cercato di sostenere è di isolare chi si comporta e adotta determinati atteggiamenti. Perché oggi noi, si diceva, siamo in guerra, ma io non credo che nessuno possa dire che noi siamo in guerra contro una religione o che noi siamo in guerra contro una squadra. Noi stiamo condannando episodi che sono collegati a un gruppo di persone che, al di là della religione, non hanno fatto quegli attentati in nome della religione. Perché quando sparavano ai ragazzi francesi, italiani, di altre nazionalità, gli gridavano: smettete di bombardare la Siria. Loro stavano reagendo a una provocazione militare, militare. Ma poi dopo potranno dire quello che vogliono, ma è questa la giustificazione. Perché altrimenti, se noi dovessimo dire che siamo in guerra contro il mondo islamico, io credo che ci sono tanti paesi islamici con cui noi non siamo in guerra, ma siamo alleati contro gli estremisti, che possono essere islamici, ma che possono essere benissimo anche di altre religioni. E ci sono estremisti a livello internazionale che sono di altre religioni e che forse neanche gliene importa molto delle religioni. Quindi, francamente, se ci fossero dei cattolici, degli ebrei, che un domani ponessero in essere gli stessi atteggiamenti, ma io li condannerei allo stesso modo, senza dire che sono appartenenti a una squadra che magari è la mia o non è la mia. Sono delle persone, assolutamente sono delinquenti, punto e basta. E noi, se siamo in guerra, non siamo in guerra. Olanda, quando dice siamo in guerra con un'organizzazione che è l'ISIS, punto. Ma l'ISIS non è il mondo islamico. Questo bisogna che noi siamo molto puntuali, e quando noi diciamo non ci sono, non possiamo rivolgersi al mondo islamico. Noi siamo qui per condannare alcune persone che fanno parte di un'organizzazione che sostanzialmente hanno fatto quello che hanno fatto, e comunque lo hanno fatto anche al di fuori delle regole della guerra, colpendo volontariamente quelli che sono civili, e questo è ancora più umiliante per chi ha fatto quello che è successo. Punto. Grazie consigliere Marasca. L'ultimo intervento, almeno che ho segnalato, è la consigliera Garofoli. Sì, grazie Presidente. L'oggetto di questo consiglio appunto ci porta a riflettere su quello che è accaduto, e quindi è chiaro, no? Anch'io mi associo al senso appunto di dolore per le famiglie, no? E condanno quindi ampiamente, come tutti noi, chiaramente quello che è successo. Quello che può fare l'Italia, adesso noi in questo Consiglio Comunale, chiaro, non è che possiamo stabilirlo noi, cioè il Governo centrale spero che ci rassicuri anche in termini di, appunto, scusate la ripetizione, ma di sicurezza, no? Quindi ci faccia magari sentire più vicini e che non si isoli, no? Quindi che ci sia sempre un dialogo con tutti gli altri paesi dell'Europa, perché credo che insieme, no, si possa costruire meglio e si possa combattere appunto queste fasce di estremisti. Tornando invece a quello che possiamo fare noi, no, in questa città, io credo che è ottima appunto l'iniziativa dell'assessore appunto Campanelli, e quindi di questo progetto di inclusione, no, del nostro assessorato, perché credo che ci siano, e questo ve lo dico anche perché io sono stata per ben 18 anni in un quartiere, il quartiere San Giuseppe, quindi i miei figli sono andati a scuola lì, e vi posso dire che c'erano delle famiglie
che partecipavano alle gite scolastiche, che partecipavano alle feste di prenatalizie. Quindi voglio dire che erano insieme a noi, i nostri figli andavano a studiare anche a casa loro e loro venivano a studiare a casa nostra. Quindi voglio dire che ci si deve provare. Poi ci sarà pure qualcuno che magari non accetta questo, ma questo anche noi italiani, anche noi europei lo facciamo, quindi fa parte della natura. Però io dico che noi abbiamo questo, dobbiamo metterci questo impegno, dobbiamo quantomeno provare a dialogare con loro, a renderli partecipi dei nostri problemi in maniera tale che poi loro stessi appunto rifiutino, come noi nella nostra società rifiutiamo quelli che sono quelle fasce, no, le fasce peggiori, le fasce estremisti, i nostri terroristi, le brigate rosse, no, per dire queste, cioè, quindi dobbiamo essere, cioè dobbiamo, secondo me abbiamo questo obbligo morale di provare appunto a coinvolgerli. I migliori saranno con noi e ci aiuteranno anche magari ad allontanare quelli che non sono graditi nemmeno a loro stessi. E quindi ecco, io credo che il progetto dell'inclusione, cioè questo collaborare con loro, sia importante, sia da attuare, da cominciare. E quindi ecco, questo trovo che sia che si possa provare a mettere in atto. Grazie. Grazie consigliera Garofoli. Dunque non ho altri interventi, quindi ci avviamo alla conclusione. Volevo dire solo alcune cose. Innanzitutto mi era piaciuto l'incipit del primo intervento del consigliere Marasca, perché adesso al di là delle posizioni, insomma la riflessione sul discorso, l'attentato in qualche modo, non dico alla parte migliore, perché poi nessuno di noi è in grado di giudicare quale sia migliore rispetto all'altro, però ha una generazione, a un'età, una sorta di attacco voluto a questa generazione, questo è evidente. Mi pare e mi piace che il consigliere Marasca l'abbia, nel suo primo intervento, l'abbia analizzato, senza andare a vedere poi altre cose, altre forme, perché personalmente rifuggo un po' e lo trovo a volte anche pericoloso l'eccessivo buonismo, pietismo e a volte anche il giustificazionismo. Dovremmo forse cominciare a vedere che le cose sono un pochino diverse, molto più gravi di come possono sembrare. Quando il presidente Hollande dice siamo in guerra, è vero, contro l'ISIS, usa un termine e poi c'è anche una realtà conseguenziale in qualche modo di estrema gravità. Io credo che dovremmo fare attenzione, perché purtroppo al di là delle cose, al di là forse dell'isola felice che è Iesi, ma ci sono anche tante altre realtà provinciali, cittadine, che sono in realtà delle oasi felici o quasi, o comunque tranquille. Ci sono delle realtà in cui bisogna veramente avere paura, perché la nostra vita, purtroppo, non per nostra colpa, è cambiata. Io ritorno a quell'immagine, a quella lettura che avevo fatto, perché secondo me il grosso sforzo, il grosso contributo può venire soprattutto da quell'Islam moderato, perché una sorta l'Islam moderato deve vedere, l'ho usato questa espressione in quest'aula in un'altra occasione e l'ho detto anche in una moschea in Ancona un anno fa, quando sono stato invitato a una domenica aperta in moschea. Bisogna vedere all'interno, perché all'interno, con una sorta di album di famiglia, ci sono delle foto che non vanno, delle foto annerite, delle foto brutte che vanno tolte, vanno cancellate. E chi compila quell'album riesce benissimo a rendersi conto che cosa c'è che non va in quell'album. Loro lo sanno, da loro può venire l'aiuto più consistente. Due ultime osservazioni. Potrebbe essere di aiuto all'amministrazione in queste iniziative. Mi è stato fatto avere una delibera del 2010 non attuata, votata non da me, però potrebbe essere interessante, è stata votata a maggioranza poi non attuata, una consulta dei cittadini e delle cittadine stranieri presenti nel comune di Iese. Potrebbe essere un contributo importante. A volte anche la politica può fare qualche cosa, non solo parlare, ma tante volte atti vengono votati e poi non vengono attuati. Quindi a volte quando si parla di
integrazione, di favorire anche l'inclusione, bisognerebbe attuare quello che altri hanno approvato e che nel tempo hanno evidentemente dimenticato. Volevo concludere con una parola, un invito al non odio fatto da una persona, devo leggere, oggi chiedo scusa, leggo cose che ritengo intelligenti, non sono le mie, quindi le posso dire, perché se no non lo citerei, di una persona che sarebbe legittimata a odiare, credo. Liliana Segre è una professoressa di 85 anni, è stata internata a 14 anni nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, con una matricola stampata all'avambraccio. Credo che il giornale sia di ieri, forse di Il Corriere della Sera. Alcune domande che credo possono, e le risposte, essere significative. Perché quella professoressa Segre, 85 anni adesso, è andata ovviamente in pensione, tiene delle conferenze, insomma, gira molto negli istituti scolastici, incontra ragazzi e studenti. E a una domanda del giornalista, dice: quale messaggio tenta di comunicare agli studenti? Ovviamente questo è dopo l'attentato di Parigi. Che di fronte a simili tragedie occorre trovare la forza di andare avanti, partendo prima di tutto da se stessi, e che non bisogna mai girare la faccia dall'altra parte, come capitò a noi ebrei mentre venivamo deportati. Subito dopo raccomando di non odiare mai, perché l'odio genera altro odio. Ultima cosa, mai generalizzare. E quindi gli chiede l'intervistatore, mai generalizzare sull'Islam. Assurdo pensare che chi è fedele di quella religione è automaticamente un terrorista. Noi ebrei abbiamo vissuto sulla nostra pelle quali possono essere gli effetti di una generalizzazione. È stata la chiave dell'antisemitismo. Perciò oggi bisogna trovare le parole giuste per spiegare, per distinguere. E poi l'intervistatore gli dice: come insegnare ai ragazzi i fatti di Parigi? Dire la verità, spiegare i fatti, raccontarli senza troppe edulcorazioni. Le nuove generazioni sono completamente disabituate al dolore, al concetto stesso di tragedia. Sono tenute troppo al riparo dai professori e dai genitori. Questo è il pensiero di Liliana Segre. Credo che possiamo concludere qui. Vi ringrazio della presenza, dell'attenzione, dei contributi che avete apportato, ringrazio il sindaco, gli assessori che sono stati tutti presenti, ringrazio ovviamente il segretario generale, ringrazio le signore della segreteria, ringrazio le persone che sono intervenute, buona serata, ci vediamo al prossimo consiglio.